Ciao a tutti e benvenuti nella quarta puntata di Photo Discovering, dedicata al fotografo Peter Lindbergh. Abbiamo deciso di parlare di lui in quanto dal 7 ottobre 2017 al 4 febbraio 2018 220 delle sue migliori realizzazioni saranno in mostra alla Reggia di Venaria Reale a Torino. Peter Lindbergh, pseudonimo di Peter Brodbeck, nasce a Lesno, Polonia, il 23 novembre 1944. Sommariamente possiamo definirlo come un fotografo di moda tedesco, ma senza dubbio è il fotografo contemporaneo che più di chiunque altro ha saputo raccontare il nostro tempo utilizzando la fotografia di moda come veicolo del proprio punto di vista sul mondo. In età scolastica si trasferisce a Duisburg per studiare arte. Nel 1978 si trasferisce invece a Parigi e si concentra sulla fotografia di moda. In quel periodo fotografa molte top model come Mila Jovovich, Kate Moss, Naomi Campbell, Monica Bellucci, Linda Evangelisti, Cindy Crawford e molte altre. Ha pubblicato vari libri, fra cui The Woman by Peter Lindbergh, 1993, Images of Woman, 2004, A Different Vision of Fashion Photography del 2016 ed impossibile da non menzionare il calendario Pirelli 2017. La fotografia di Peter Lindbergh è caratterizzata dalla costante cromatica bianco e nero ed uno stile cinematografico legato ed ispirato al cinema tedesco della sua infanzia. Non è solo un fotografo di moda, sebbene abbia utilizzato questa tipologia di fotografia per affermarsi, in quanto il fotografo ha collaborato per tempo con riviste come The New Yorker, Rolling Stones, Wall Street Journal Magazine, non direttamente correlate al mondo patinato del fashion. Altra connotazione della sua fotografia è l'inclinazione a creare scatti decisamente poco artefatti, ritraendo le modelle in maniera per la quale possono sembrare quasi struccate e comunque non impegnate a posare. A 72 anni, Peter Lindbergh continua ad essere un modello di ispirazione per fotografi ed una fonte di idee per gli editorialisti. In una recente intervista sul periodico Marie Claire, Lindbergh ha sottolineato alcuni concetti utili per comprendere meglio il suo pensiero e la sua progettualità. Una frase su tutte inizia l'intervista. Ho voluto donne con cui dialogare, che trasmettessero qualcosa dagli occhi alla testa. Chiedetemi della guerra in Afghanistan e delle prossime elezioni, ma non dell'ultimo libro che ho letto. Non capisco come la gente abbia il tempo di leggere romanzi così lunghi. Continua poi parlando di un fotografo con cui trascorrere del tempo insieme. Irving Penn, l'ho visto solo una volta ma non l'ho mai incontrato di persona. Ma anche il primo Don McCullin mi ha segnato sin da quando ero ragazzo. Penso che tutti conoscevate questo fotografo, magari però qualche curiosità vi era sfuggita. Spero che vi sarà utile l'osservazione dei suoi lavori e l'approfondimento del suo pensiero. Se questa quarta puntata vi è piaciuta, condividetela sui vostri social e con i vostri amici. Mettete un like ed iscrivetevi al canale. Aiutateci a farci conoscere. Ciao e alla prossima puntata di Photo Discovery.